And the Lord says, il Signore dice, the people that stay where the visitation of the glory is, che il popolo che rimangono dove vi è la visitazione della gloria, this is how the rest of the world, when they look at them, they will know the Lord's glory has visited those people. Questo è ciò che il resto del popolo del mondo, quando guarderà, vedrà che il Signore ha visitato il suo popolo. Number one, il punto numero uno, their talk will change. Il loro modo di parlare cambierà. Their talk, il loro modo di parlare. Number two, il punto numero due, their walk will change. Il loro modo di camminare cambierà. Number three, punto numero tre, their dressing will change. Il loro modo di vestire cambierà. Number four, punto numero quattro, their food, their eating will change. Il loro modo di mangiare cambierà. Meaning sometimes they will fast, sometimes they will eat. Questo vuol dire che a volte mangeranno, a volte digiuneranno. One of the things the Lord used me to bring to Kenya is fasting. Una delle cose che il Signore mi ha usato tanto di predicare è il digiuno. For me, I fast because that's my calling. Io digiuno perché è la mia chiamata. It is a lifestyle of fasting. È diventato un stile di vita di digiuno. And it is a beautiful life. È una vita così bello. Because fasting, perché digiunare, destroys the flesh. Distrugge la carne. Like fire. Come fuoco. Codicia sexualis to the basura, garbage. Lui distrugge le passioni sessuali. Lui lo butta proprio nelle immondizie. So their prayer life will change. Quindi la loro vita di preghiera cambierà. Their fasting will change. Il loro digiunare cambierà. Their companion, their friends will change. La loro compagnia, i loro amici cambierà. Their phone calls change. Il loro modo di chiamare, le loro chiamate cambierà. Their children change. I loro figli cambieranno. Many things change. Their mind will change. La loro mente si trasformerà. Their thoughts will change. I loro pensieri cambierà. Their worship will change. La loro adorazione cambierà. Their salvation will change. La loro salvezza cambierà. And when you look at them, e quando guarderai loro, you see that their destiny has changed. Si vede che il loro destino è stato cambiato. And when the people of the earth, e quando il popolo della terra, when the people of Italy, quando il popolo dell'Italia, will look at the church, guarderanno la chiesa, and see how things have changed, e vedranno come le cose sono cambiate, they will say, e loro diranno, wow, wow, the Lord, il Signore, he has visited those people, ha visitato quelle persone. In that way, in quel modo, the visitation of the glory of God, la visitazione della gloria del Signore, distinguishes his people from the world, distingue il suo popolo dal mondo. It is a real change, è un vero cambiamento. It is a holy change, è una santa cambiamento. And that's why now, è per questo che ora, from that point on, da quel punto in poi, if you read the book of Revelation chapter 5 verses 5 to 6, se leggiamo chapter 6 5 to 6, se leggiamo il libro di Apocalisse capitolo 6 dal versetto 5 a 6, I went all over the world prophesying that prophecy until it happened. Io sono andato tutte le parti del mondo profetizzando quella profezia e poi è successo. The prophecy of the global economic crisis. La profezia riguardando la crisi economia globale. I know that before I go I'm going to decree that, Lord, make these your people that they may not suffer that. Io so che prima di andare dichiarerò questo, che Signore fai sì che il tuo popolo non soffrano questo. The same tongue that prophesied it has authority to shield you from it. Lo stesso lingua che ha profetizzato ha l'autorità di darvi rifugio sopra questo. But when you listen to that prophecy when I was going all over the globe saying, ma quando ascolterete questa profezia mentre andavo a tutte le parti del mondo dichiarando, you see that when he releases the black horse, vedete che quando lui rilascia colui che cavalca il cavallo nero, then he gives two prophecies. E allora lui diede due profezie. He tells the rider of the black horse, dice colui che cavalca il cavallo nero, that if you go and find where there is famine, che dice se vai a trovare un posto dove vi è carestia, a quart of wheat for a day's wages, un quarto di grano per il guadagno di un giorno,
Tighten it, make it tighter. Devi stringere ancora di più. But when you find oil and wine where it is flowing, ma quando tu trovi olio e vino dove sta scorrendo, he said, preserve it. Dice devi preservarlo. Protect it. Devi proteggerlo. And when you go to the book of Matthew 25:1-13, e quando si va in libro di Matteo capitolo 25 da 1 a 13, you hear Jesus also talking about that oil and wine church. Si vede Gesù che parla riguardando quella chiesa dell'olio e del vino. The oil is the flow of the anointing of the Holy Spirit. L'olio è il scorrimento dell'unzione dello Spirito Santo. The wine is the power of that anointing. Il vino è la potenza di quell'unzione. And the Lord is saying, e il Signore sta dicendo, that in these days, che in questi giorni there will be confusion in the church. Ci sarà confusione nella chiesa. There will be two types of churches. Ci saranno due tipologie di chiese. One church, una chiesa, will be desolate. Sarà desolata. Hambruna, hungry, former, che avrà fame, will be with famine. Avrà carestia. And when they are hungry, e quando sono così affamati, there will be desolation. Ci sarà la desolazione. When you go to that church with famine, quando vai in quella chiesa con carestia, you will find false prophets are giving food and people are eating. Vedrai che falsi profeti stanno dando cibo e tante persone stanno mangiando. There is desolation. Vi è desolazione. Scarcity. Vi è la scarsità. Depravity. Vi è aridità. But another church, ma in un'altra chiesa, will be flowing with plenty, scorrerà abbondanza, oil and wine, olio e vino. And he says, if you find that church, e dice se tu troverai quella chiesa, protect her, devi proteggerla, preserve her, devi preservarla. That is the church in Matthew 25. Questa è la chiesa nel libro di Matteo capitolo 25. That Jesus calls, che Gesù ha fatto riferimento, the wise virgins, le cinque vergini sagge, the church with oil, quella chiesa con olio. So listen to me, precious people. Quindi ascoltatemi, persone preziosi. That is how the Lord distinguishes his people from the world. Questo è il modo che il Signore distingue il suo popolo dal popolo del mondo.